also just is calming the tops of my hands, so I have a little extra support there too. If I try this conditionality, like this is such a good way to help balance and boost your mood. I honestly don't know who I'd be without it because throughout. And then after that, I'll usually spend a little bit of time stretching and waking my body up. Lately, because I'm really starting to get back into my routine and push myself a little choices and decisions through using the dehydrated blueberries, get a little bit of fruit in there. So you just cook them like normal pancakes, like they're so simple. I also have these dehydrated. Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Sono in macchina con mia mamma. Stiamo andando a fare alcuni giri, un po' di spesa. Poi passerò sicuramente da casa a lasciare la mia spesa e poi andrò a mangiare dai miei. Aiuterò mio papà con il giardino anche oggi. Io ogni sabato praticamente aiuto papà in giardino, anche perché poi domani dà pioggia, anche dopodomani. Sì, che anche perché quando poi uscirà la roba ha detto che verrai col carrellino. Sì, sì, io l'ho già detto ai miei che mi vedranno arrivare con il carrellino della spesa per fare appunto la spesa direttamente nell'orto. Ma però queste, cioè questi contenitori ne euro 72 è poco, eh? Sì. Solo che, ah, beh, questo è bella, sì. Dai, prendo questi qua, io non spendo tanto, mi servono, sì, da mettere nel cassetto della cucina. 3,39 oppure no. 1,99, com'è? Ah, no, 1,99. Sì, sì. Beh, questo inizio a prenderlo perché non ce n'è più. È bello. Non ce n'è più. No, alto così no, c'è più basso. Così. Andiamo a vedere di là. Qui c'è tutto per il giardino. Stiamo prendendo un po' di cose per il giardino perché costano veramente poco. C'è lo stirpatore, 1,29 euro. Poi abbiamo preso questa spazzola per, c'è scritto, per rimuovere le erbacce, 1,11 euro. Poi ci sono tutti i fiorellini. Ci sono un sacco di cose e costano veramente poco. Poi abbiamo preso questo per mio papà. Set regolazione acqua, 4 pezzi di 1,99 euro. E cosa abbiamo preso? I guanti, 1,19 euro, i guanti da giardino. E ci sono questi da mettere dentro le piante, però per l'orto sono troppo piccoli, si perdono nell'orto. 28 centesimi l'uno. Sono delle lavagnette. Io per adesso ho preso solo quel contenitore. Da questa parte invece ci sono tutti i tessili da esterno, quindi cuscini, 4,49 euro. Guarda che bello questo set per il gelato, 9 pezzi, 3,99 euro. Sì. No, ma questo è per fare quelli in freezer, eh? Sì, per fare tipo i ghiaccioli. Frutta. No, ma hai visto una mossa borsa? Sì, termico, 4,99 euro. Questo è comodo anche quando vai a coprire il suo gelato. È bella, eh? È termica, 4,99 euro. Molto bella questa, troppo carina. Immagina questa sull'albero. È una lampada solare. Anche questa, torce. Sì. Questo è proprio per l'albero. Sì, sì. Vedi che abbraccia il tronco. È troppo carino questo. Barbecue rettangolare sul ruoto, 29,99 euro. Qua ci sono tutti i contenitori, però. Ah, eccoli. Ah, no. Ci sono solo questi bassi e non so se vanno bene per il cassettone, più che altro perché le cose alte. Ci sono questi però, 2,99 euro. Magari prendo questi qua. Eccoli, erano semplicemente più in alto. Eccoli qua, erano semplicemente più in alto. Questi vengono 1,99 euro. Ne prendo 3, magari uno piccolo. Guardate questo che bello. Organizer in bambù, però con questa plastica, con questa parte in plastica. E c'è anche tutto in bambù. Questi per gli aperitivi. Noci pecan. Ecco gli anacardi, questi sono buoni, però Omar li mangia solo salati, quelli invece sono al naturale.
andiamo al Bennett. Oh, è bella quella. Mia mamma sta comprando dei fiori e a me piacciono tantissimo queste, le la gerbera. Troppo belli questi. La tua la metto da questa parte. Vabbè, tanto l'acqua non c'è. Questi li lascio in macchina. Quanto mi chiedo, li porto su dopo. Non mi posso muovere perché sto tenendo le piante di mia mamma. Perché non le hai prese tutte e due rosa? Le avevi prese uguali? Perché ne hai presa una rossa e una rosa? Ah, non lo so. Ormai l'ho presa. Sono proprio belle però. Chissà come arriveranno a casa. Sono belle spendate. Anche 1,49 euro che sono costate. Niente. Sì, erano in offerta 1,49 euro l'una, cioè veramente poco. Che caldo fa adesso? Madonna, veramente. Guardando la giornata di oggi e poi vedere il tempo che verrà domani. Sì, domani da pioggia e anche dopodomani. Niente grigliata. Niente grigliata, sarà una domenica molto casalinga. Molto curiosa. Perché anche lunedì, se lunedì era bello, facciamo una grigliata. Invece niente grigliato. Poi da proprio pioggia, ma pioggia forte. Che la pioggerellina, pioggia debole, no, pioggia proprio forte. Ci riposiamo? Ci riposiamo questo weekend. Aiuto, i tuoi fiori. Ecco, il brutto di questi fiori è che perdono solo i petali. Difatti mi sono già pentita che l'ho comprati. Ecco, solo quello è un po' il brutto, perdono tutti i petali, però per il resto sono molto belle. Dopo usciremo di nuovo perché non abbiamo preso l'acqua, le pizze surgelate, quelle là di Tal Pizza non le ho prese perché c'era tantissima gente e non vedevo l'ora di uscire dal Bennett, ma il sabato comunque ogni volta diciamo al Bennett di sabato, no, cioè in generale nei supermercati, ma al Bennett ancora peggio, quindi veniamo sempre il sabato. Adesso passiamo prima da casa mia, lascio la spesa perché fa troppo caldo e non la lascio in macchina, anche perché ho preso i gelati, e poi vado a mangiare a casa dei miei. Tutte le volte mi scrivevano perché ho questo vizio di dire a casa di mia madre, non lo so perché. Allora tante persone mi scrivevano, ma come mai non dici a casa dei tuoi, dici a casa di tua madre? Lo sai, in effetti è vero, a casa, adesso però dico a casa dei miei, però di solito a casa di mia madre. Comunque per oggi, mi è venuto in mente adesso, potevi prendere anche un po' dallo spiedo. Così non dovevi fare nulla, era già pronto. Invece abbiamo preso le trofie fresche. Tu adesso hai preso i gelati, se non mi fermavo lo compravo. Oggi ci mangiamo la pasta al pesto. Poi fallo. Oh. Ogni tanto quando metto il burro cacao o l'olio labbra, però non riesco a capire, Nicole, mi viene cambiando discorso, come mai ci sono morte quelle piante di roselline che mi ha regalato? Perché alcune, mamma, secondo me alcune piante quando le compri sono già un po' andate. Ma erano bellissime quando le abbiamo comprate. Non lo so. Cioè le abbiamo travasate il giorno dopo? Avevamo preso all'ortoflora, avevo preso io appunto da mettere nella, come si chiama? Mia nicchia. Mamma ha una nicchia con all'interno la Madonnina e avevo preso due piantine di rose rosse, erano bellissime e il giorno dopo sono morte. Vabbè. Io e mia madre stavo parlando del contorno occhi di Filorga, che per il prezzo che ha sinceramente non fa moltissimo. A lei non piace, ma anche una ragazza che mi segue su Instagram mi aveva scritto che per lei quel contorno occhi è acqua fresca e non fa nulla e costa comunque quasi 50 euro. E poi una cosa che non mi piace è che tutte le volte mi schizza. A volte riesco a dosare bene il contorno occhi sull'anulare, a volte invece quando premo sulla pompetta mi schizza il contorno occhi, vabbè. Comunque vi faccio vedere cosa ha preso mia madre da Action. In realtà sono quasi tutte cose da giardino. Allora ha preso dei guanti per la pulizia. Questi mi sembra 89 centesimi. Li prendo anch'io ogni tanto, quelli tipo per pulire il bagno. Poi ha preso questi guanti, mi sembra un euro.
sono le taglie. Ah sì? Hai preso LXL. E poi comunque ho preso questi due guanti da giardinaggio perché ne hanno già alcuni, però se per esempio il sabato voglio aiutarli anch'io, non bastano per tutti. Poi ho preso per mio padre questo, vabbè, come, cosa c'è scritto qui dietro? Raccordo a due vie con rubinetti e kit per prolunga tubo. Poi 1,49 euro ha preso questo spray per ambiente, patchouli e sandalo, era in offerta. Poi ha preso questo pacco di posate in plastica, ovviamente riutilizzabili, simili a quelli dell'IKEA, cambiano solo i colori. Quelle che ha già dell'IKEA sono tipo color pastello, queste sono fatte in questo modo, ma sono veramente simili. Cambia solo, forse quelli dell'IKEA sono più, hanno il manico tipo antiscivolo, queste no, però per il prezzo che hanno. Quanto le pagate queste? Cosa? Non mi ricordo. 1,49 euro. 1,49 euro, dentro ci sono 18 pezzi e vanno anche in lavastoviglie. Poi ha preso questi due attrezzi per il giardino, perché dovete sapere che mia madre odia le erbacce. Sono fatte in questo modo, c'è la spazzola di ferro, questo cosino qui, e poi qua c'è tipo, c'è, buco, c'è un buco che però non so che cosa, boh, magari papà lo sa. E poi ha preso questo raschietto, sempre per le erbacce, c'è scritto. No, per estirpare c'era scritto, vero? Però forse quello secondo me è comodo anche nei pavimenti, questi qua in pavimaia, sì, perché si infila e si taglia. Sì, è certo, no che vai lì con il guanto, così prima scavi proprio, sì, riesci a prendere bene la radice e poi la sradichi, fai prima, certo. Quello è comodo. Sì, questo sì, poi per il prezzo che ha. E basta, non ha preso più niente, vabbè anche lei ha fatto un po' di spesa, però sono andata da quel sapone, perché volevo l'ammorbidente, che non c'era, di Mon Amour, non so, da questa sapone non c'è più, no? Quello blu non c'è più, c'è solo quello là giallo. Comunque ho preso a lei questo di Lenore, gli ho regalato l'ammorbidente, era in offerta, è gigante, 86 lavaggi. Papà mi ha già fatto la battutina, sei venuta qui per tagliare l'erba? Volevo solo ricordarvi che avete anche un'altra figlia. No, volevo solo ricordarvelo, no. Devi regalarmi qualcosa? Cosa dovrei regalarti, scusa? Ti regalo sempre cose. Un po' che non mi fai regali. La candela? Beh, la candela, vabbè. Vedi, qua per fare i video c'è una bella luce. A casa mia è comunque buio, cioè non c'è tanta luce in casa. Però qua in sono video, gli angeli che danno la luce. Però in video, si vede bello luminoso, invece a casa mia no, sarà per la cucina rossa. No, ma perché questa casa è piena di luce, cara mia. Bello, eh. Allora, io casa mia la sento molto molto positiva, cioè ci sto bene. Però parlo proprio di luminosità. A volte devo accendere mille luci perché altrimenti non si vede nulla, invece qui adesso... Poi invece vedi, qua c'è l'ombra, c'è la... come si dice? Non c'è tanta luce, però tu vedi la luce. Secondo te? Perché? È bello luminoso. Vero. Buongiorno! No, ma devi guardare qua comunque. Buongiorno! Se aiuto papà in giardino però mi devo mettere la protezione solare, mamma. No, oggi non è tanto. Perché sennò mi brucio di nuovo. Ieri mi sono bruciata. Mi sono messa mezz'oretta così in balcone. Mi sono bruciata. E meno male che l'altro giorno ho comprato su Amazon quel gel di aloe. Meno male, perché mi ha salvata quel gel, quello che vi ho fatto vedere nello scorso video, perché veramente ho proprio il segno, ma adesso non so se vedete, guardate qua, mi sono proprio bruciata le spalle e il petto, ma sul petto spesso mi brucio, è il mio punto debole, si vede. Questa è bella, no?
Mi sono cambiata, prendo i miei guanti. Non vi ho fatto vedere l'impianto di irrigazione, se si chiama così, non lo so. Ricordate, no, di questi solchi che avevo fatto con la pala? Guardate che carino! Perché magari il mio compito oggi è legare le piantine al palo con questi. Domani piove perché hai tagliato l'erba. Giorgio oggi ha tagliato l'erba. Io dormirei qui. Magari sono allergica alla terra. Allergica alla terra! No! Questa veramente. No, vabbè. È vero che esiste? Sì, ma non penso che sia il tuo caso. Ma sì. È allergica alla terra. Alla terra del nostro giardino. Ah, del nostro giardino solo, Cioè allergica alla terra solo del nostro giardino. L'altra invece è speciale. È speciale, certo. Adesso vi faccio vedere cosa stiamo facendo. Anzi, cosa sta facendo mio padre. Si sta creando una struttura, una... non lo so cosa. Si sta creando una tenda, praticamente stai creando. Una copertura. Sì, ne faccio una pure così volendo posso fare questo lavoro, ne metto anche una dall'altra parte, la posso srotolare, sì. Abbiamo risolto il problema. Bravo Tonino, tutto fare. Ma tu sei impazzita? No. Io sono stanchissima, deve arrivarmi anche il ciclo. Ma poi ogni volta che io vengo qui devo pulirti la camera, fammi capire insieme, no? L'ho sempre pulita da sola, no, sempre. Cioè, mi hai capito tua figlia? Andiamo dentro così mi aiuti a pulire la camera. Dai mamma, almeno mi aiuta a togliere i mobili. Ma fammi capire, no? A togliere i mobili, ma per chi mi avete preso? Per una giardiniera? Per... Non lo so. Facciamo merenda. Andate. Tu non hai fame? Come fai, scusa? Se non ho fame io che mi mangerei una mucca. Devo essere sincera veramente, te lo giuro. Allora, io non ve la riprendo, Giorgia, perché cioè, voi non potete capire. Non potete capire come in questo momento, quindi non qua la faccio. No. Tu sei furba, vuoi che entro perché no, mi vuoi far fare le cose? No, no. No, no, ma no, ma. Oh! Ma sei scema, mamma! Buongiorno, oggi è martedì, non ho ripreso più nulla perché domenica e lunedì ha piovuto tutto il giorno e non abbiamo fatto chissà che cosa, ci siamo riposati, quindi non ho continuato il video, ma lo continuerò oggi. Allora, prima di tutto mi scuso se parlo in modo strano, ma ieri purtroppo mentre stavo mangiando mi si è scheggiato un dente, per fortuna non mi fa male, però... mi graffia tantissimo la lingua, infatti è super infiammata. Dopo passerò in farmacia per prendere una sorta di pasta, ho letto su internet, che serve appunto per quando succedono queste cose ma non puoi andare immediatamente dal dentista. Tra l'altro ieri ovviamente era festa, il dentista era chiuso e dovrò aspettare fino a giovedì. Quindi niente, devo tenermi il dente così fino a giovedì. L'unica cosa, non mi fa male fortunatamente perché si è proprio scheggiato un angolino, però mi graffia tantissimo sulla lingua e parlo in modo strano e faccio fatica a mangiare. Comunque, allora sabato sono andata, come avrete visto, da Action perché mi servivano dei contenitori per organizzare il cassettone della cucina. Allora, in realtà il cassettone della cucina era già organizzato perché all'interno avevo messo dei contenitori simili a questi che adesso vi faccio vedere. Però cosa ho fatto? Ho praticamente riorganizzato la dispensa utilizzando i contenitori che avevo messo dentro al cassettone.
Quindi adesso nel cassettone non c'è, appunto, non ci sono più contenitori e c'è un caos che non vi dico. Quindi ho preso questi contenitori. Allora, vabbè, questo più piccolino, vi dico anche il prezzo. Tra l'altro erano gli unici scontati e mi sembrano anche i più resistenti, almeno è una plastica bella rigida. Allora, questo piccolino l'ho pagato 1,22€, 25 per 20 per 10 cm. Poi ho preso questo piccolino, magari da mettere anche all'interno del contenitore più grande per dividere le varie cose. Questo l'ho pagato 72 centesimi. E poi ho preso questi tre molto grandi che ho pagato 2,99€. C'erano solo neri, ma vanno benissimo, non volevo spendere chissà che cosa per il cassettone della cucina, quindi ho preso questi che sono un pochino più alti, gli altri invece erano più bassi, però secondo me, soprattutto per i pacchi dei biscotti o comunque le cose che ingombrano tanto spazio, secondo me questi sono più adatti e, come vi dicevo, ne ho presi tre. Come sapete, da Action c'è un po' di tutto, infatti hanno anche una linea di solari del brand appunto di Action, Zenova. Io ho preso questo burro cacao con protezione 30, pagato 99 centesimi, e poi ho preso questo latte solare per il corpo con protezione 30, resistente all'acqua, per le pelli più sensibili, questo l'ho pagato 3,99€. L'ho preso in attesa di fare un ordine su qualche sito di farmacia, perché io tutti gli anni i solari li compro o su E-Pharma o su Pharmae, dipende dalle offerte che appunto ci sono, però in genere li compro appunto online perché risparmio tantissimo, anche perché di solito prendo quelli di La Roche-Posay o di Avène e costano veramente tanto, perché un tubetto di quelli a prezzo intero costa sui 25€, un tubetto come questo da... No, questo è da 150 ml, quelli sono da 250 o da 300 ml, però costano appunto un tantino e su questi siti li trovo sempre super scontati. Però siccome non ho un latte solare, ho fatto che prendere questo, magari lo porterò dai miei da utilizzare quando aiuto mio papà, magari in giardino, boh. Basta, da Action non ho preso nient'altro, adesso vado a preparare il pranzo e poi nel pomeriggio uscirò per fare alcune commissioni, devo anche spedire un pacco e vorrei passare anche all'INS perché dove devo spedire il pacco vicino c'è appunto INS. A parte che mi servono i quadretti di cioccolato per il porridge, ma poi voglio vedere se riesco a trovare dei contenitori, perché spesso appunto da INS hanno, un po' come al Lidl, alcuni articoli per la casa e di solito trovo dei contenitori molto carini che costano veramente niente, e siccome da Action non li ho trovati, mi servono appunto dei contenitori per esempio per i semi di chia, per le noci, per tutte le cose appunto piccole come anche le gocce di cioccolato, però da Action purtroppo non c'erano, c'erano solo barattoli molto belli però sprecati secondo me da mettere all'interno di un cassettone, io non volevo spenderci tanto. Quindi alla fine non li ho presi e voglio passare appunto all'INS per vedere se li trovo. Oggi per pranzo voglio fare un risotto con gli asparagi. Vi faccio vedere come lo preparo. Allora, per prima cosa faccio cuocere appunto gli asparagi, li taglio in pezzi piccolini, lasciando ovviamente le punte più lunghe. E prima faccio cuocere i gambi, poi gli ultimi minuti aggiungo le punte. Adesso vado praticamente a piegare l'asparago e lui si romperà da solo nel punto giusto. Quindi faccio praticamente in questo modo. È la parte più dura, diciamo, che si toglie da sola. Allora, vediamo se riesco ad alzarvi un po' senza prendere il cavalletto, che è troppo alto. Ecco qua. Allora, questi sono gli asparagi puliti. Gli scarti, cioè la parte del gambo, non la butto, ma mi servirà per il brodo che utilizzerò per la cottura del riso. Quindi adesso vado a tagliare a tocchetti gli asparagi, lasciando ovviamente le punte più lunghe, cioè lasciando le punte. Quindi lascio la punta e il gambo lo taglio a tocchetti. Thank you.
Fatto questo, faccio sbollentare i gambi, questo perché dopo vado a creare una cremina per il risotto, poi comunque io preferisco farli sbollentare prima, e poi dopo faccio sbollentare anche le punte. Quindi prima faccio cuocere i gambi e poi per qualche minuto le punte. Adesso con la parte dei gambi che ho scartato vado a preparare il brodo che mi servirà per la cottura del riso. Quindi una cipolla, sedano, carote, quello che utilizzate di solito per fare il brodo. Io aggiungo anche qualche pomodorino, un rametto di rosmarino e l'alloro. Aspetto che l'acqua arrivi a bollore e poi faccio cuocere per circa 40-50 minuti. I gambi sono cotti, quindi li tolgo e aggiungo le punte. Intanto vado a tagliare la cipolla che mi servirà per il soffritto. Quindi una parte dei gambi li frullo, non tutti, aggiungo un po' di acqua di cottura e frullo. Aggiungo un filino d'olio. Tutto pronto per preparare il risotto, il brodo è quasi pronto. Allora qui c'è la crema degli asparagi, la cipolla che mi servirà per il soffritto, i gambi e le punte che ho lasciato intere, il burro che mi servirà per il soffritto e per mantecare, il formaggio, il riso, vino bianco per sfumare e pepe nero. Come riso utilizzerò questo, riso arborio che avevo preso al Lidl. Sono appena arrivata a casa, sono andata come vi dicevo prima all'Inns, purtroppo i barattoli non li ho trovati, però ho fatto comprato due cose che mi servono per stasera. Ho preso il prosciutto cotto e il petto di pollo, anzi il petto di tacchino per le piadine di stasera. Poi ho preso i miei quadretti di cioccolato extra fondente che metto nel porridge, 1,59 euro, ho fatto per prendere due confezioni.
Poi, siccome l'ho finito esattamente stamattina, ho preso il, se la posso fare, ho preso il percarbonato, mi trovo molto bene con questo, pagato 1,89 euro, e poi due bottiglie di passata di pomodoro. Eccomi, sono passati in realtà un po' di giorni, perché oggi per me è venerdì e l'ultima clip risale a martedì, quindi per 3 giorni appunto non ho vloggato, perché non sempre riesco a fare video, cerco di incastrare un po' tutto qua e là, però ci sono giornate in cui ovviamente non riesco, e fare il video una volta a settimana mi aiuta tantissimo, perché appunto se non riesco a vloggare un giorno lo posso fare benissimo un altro giorno, perché non ho fretta, ecco, di dover pubblicare a tutti i costi un video. Infatti devo dire che da quando ho deciso di pubblicare un solo video alla settimana mi sento molto più come posso dire, più alleggerita, ecco, perché riesco a fare le cose per bene e soprattutto riesco a farle, cioè le faccio quando realmente ne ho voglia, senza sentirmi obbligata di pubblicare per forza un video. A voi non cambia in realtà nulla, perché tra una clip e l'altra per voi passano solo dei secondi, per me a volte invece passano 2 anche 3 giorni. Infatti oggi per me è venerdì, sono arrivata a casa da pochissimo, sono quasi le 5. Sono andata a rifare le unghie e questa volta mi piacciono tantissimo. Devo essere onesta, le altre, allora, all'inizio mi piacevano, ma dopo qualche giorno, vi dico la verità, non vedevo già l'ora di rifarle, anzi avevo addirittura pensato di tornare in negozio per farmi cambiare il colore, cosa che in realtà non ho mai fatto, però proprio non mi piacevano. Invece queste, devo dire che sono secondo me stupende, le ho fatte tutte diverse come vedete e sono tutti colori pastello, lilla, rosa, azzurro, giallo, e questa che sembra rosa chiaro in realtà è un pesca, un salmone, però in video sembra un rosa chiaro, no, in realtà è appunto più un color pesca. Ho preso spunto da una foto che ho visto su Pinterest, vi consiglio, se non sapete come rifarvi le unghie, di dare uno sguardo lì. Io ogni tanto cambio braccio perché insomma la videocamera pesa. Stavo dicendo, questa volta ci abbiamo messo un pochino di più perché le abbiamo corrette. Io ho le unghie che tendono ad andare all'ingiù e per non rifarle ogni tanto appunto la ragazza le corregge, nel senso che me le alza un po', infatti adesso sono, insomma, non vanno all'ingiù, sono tutte uguali come piacciono a me, insomma. Ovviamente le abbiamo accorciate come sempre, perché io ormai con le unghie lunghe non mi trovo, e poi le faccio corte soprattutto perché a me crescono troppo in fretta. Io le faccio una volta al mese, ma tutte le volte ho una ricrescita assurda. E nulla, io vi saluto, adesso penso di mettermi un pochino sul divano perché poco prima di uscire di casa mi è arrivato il ciclo. Adesso devo dire che mi sento un pochino meglio, ma ero lì, non dico per disdire l'appuntamento, ma quasi, perché mi è venuto un mal di pancia assurdo, però insomma adesso va meglio, quindi mi metto un po' sul divano, finisco di editare il video e nulla, spero di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao!